Allora, video velocissimo come al solito perché poi voi vi seccate, vi annoiate e io giustamente come voi mi annoio, mi secco, ci secchiamo tutti, ci annoiamo tutti. Comunque parliamo della prima uscita della RBA, che è questo bellissimo quaderno, foglio di giornale, che costa solamente 1,99 euro. Andiamo a vedere l'interno come si presenta. E Sherlock Holmes, la prima uscita, la seconda uscita è sempre sono due volumi al prezzo di 12 euro, però io mi fermerò nella prima uscita perché la prima uscita è veramente conveniente, vi danno un libro 2 euro ed non è niente male visto così all'apparenza. Ricordiamoci che io guardo molto l'apparenza dei libri e questo è un libro che mi è piaciuto e quindi l'ho comprato. La collezione è molto interessante, come al solito ricordiamoci che la RBA fa le uscite quattordicinali e poi solitamente dalla decima in poi fa le uscite settimanali. E allora, il prezzo, come abbiamo già detto, voi amanti delle collezioni è di per la prima uscita di 2 euro, dalla seconda uscita, la seconda uscita 12 euro, dalla terza uscita in poi saranno tutte, ma tutte, dico tutte, non se ne salva neanche una, a 12 euro, sempre 12 euro. Ma le uscite sono 59, quindi la collezione si compone di 59 volumi belli, profumati, puliti e sono di questa grandezza. Non so se si vede si capisce la grandezza, ma è una grandezza che non è piccola. Andiamo a vederlo all'interno, così voi vi emozionate, voi che vi piacciono questi libri sicuramente sarete contenti, contentissimi, non dormirete manco stanotte. Per vedere questo bellissimo libro di velluto di cotone, andiamo a vedere all'interno come si presenta. Al solito danno le solite cose. Ogni collezione danno la cartolina per fare l'abbonamento, ma in questo caso non hanno dato la cartolina, hanno dato un bellissimo pezzo di giornale che non so a cosa si riferisce, non essendo un esperto di Sherlock Holmes. Vi danno un foglio di giornale di questo tipo. Ora, non conoscendo questo signore o questo signorino, non so, nello specifico qua c'è scritto tutto, la storia, la geografia, la matematica e niente. Vi danno questo bellissimo foglio di giornale dove c'è riportato tutto quello che riguarda la collezione sul retro. E poi c'è questo stile di foglio di giornale dietro, come ho fatto vedere prima, che non è niente, ma dico niente male. Ora, se siete appassionati, io questo libro ve lo consiglio. Se non siete appassionati, questo libro ve lo consiglio lo stesso. Come al solito, la RBA dà sempre per chi si abbona online. Intanto partiamo col dire che abbonandovi online non avete nessun vantaggio a livello economico, perché comunque la collezione tanto costa e tanto costerà. Inoltre il prezzo e i numeri possono sempre variare, quindi non è detto che sono 59, possono essere di più, non si sa. E poi se fate abbonamento, magari date 1 euro in più, ora dovrei leggere, ma non leggerò. Però se fai l'abbonamento, se fai con 1 euro in più, solitamente fanno questa cosa qua e vi danno i regali, vi danno i regalini per il compleanno, vi danno l'agenda, in questo caso vi danno il portalibri, vi danno i poster, la cartina, vi danno un sacco di cose che potrebbero interessare a quelli che vogliono completare la collezione. Ma a livello economico, quando si parla di collezioni, non c'è molto, non c'è da risparmiare, nel senso non si, il risparmio non ce n'è. Perché essendo una collezione non può esserci un risparmio vero e proprio, quindi i prezzi sono quelli. Il discorso dell'abbonamento conviene solo dal punto di vista dei volumi, che vi garantisce tutti i volumi, vi garantisce la collezione completa, vi garantisce il volume mensile a casa, viene il postino e ve lo porta, vi apre la porta, ve lo mette nel letto, vi accarezza le guance, vi fa la colazione. E questo è il libro. Il libro è veramente bello. Parliamo della copertina. La copertina è cartonata, profuma di profumo. E la copertina non è semplice cartone
giornale, con un cartone fatto bello, curato, e ha dei disegni, è fatto bello veramente nei dettagli, è tutto, ha pure questo stile tipo dorato che non è niente male. E il libro, la copertina, quando ve la toccate, dà una sensazione non di cartone tipo di scatola di scarpe, ma di cartone e di qualità, tipo, diciamo così, è stato rivestito in qualche modo. Quando lo aprite le pagine non sono niente di che, però sto fatto che l'interno è scritto così non è niente male. Ora, le pagine sono delle semplici pagine classiche, niente di particolare, quindi non sono classificate, niente di che, e arrivano un totale di pagine, quindi no, non è proprio piccolo questo libro, perché comunque non è grande, ma non è neanche piccolo, perché comunque arriva alla bellezza di 316 pagine. Che sarebbero 316. Allora, questo libro io ve lo consiglio pure perché è fatto a livello estetico molto interessante, molto bello se lo volete esporre. Se volete completare la collezione dovete sapere che comunque il prezzo non è per niente economico, perché comunque il primo volume 2 euro conviene, il secondo non inizia a essere un po' caro perché 12 euro un volume, e poi dai successivi volumi costano tutti 12 euro, quindi se le uscite sono 59, fatevi voi due calcoli. Ovviamente che a differenza dell'abbonamento, come vi dicevo, è che vi arrivano tutte le uscite a casa. Il postino viene, vi apre, vi dà quattro schiaffi, poi se ne va, vi lascia il pacco. E questa è la convenienza. Ma se voi andate dal vostro edicolante, è difficile che riuscite a trovare tutta la collezione, tutti i volumi. Perché solitamente in edicola trovate fino al terzo, quarto volume, se siete fortunati e se è un edicolante ben fornito, vi porta tutti i volumi. Però è difficile che voi riuscirete a fare tutta la collezione completa in edicola. Però, dal mio punto di vista, non viene di più in edicola, perché così prendete solo quello che vi piace. Per quanto riguarda i regali, penso che comunque anche chi fa l'abbonamento, chi non fa l'abbonamento dovrebbe usufruire dei regali, perché comunque se li sta comprando i volumi, e quindi dovrebbero dare, secondo me, ogni tot di numero anche a chi compra in edicola questi regali, secondo il mio punto di vista, che non è proprio il massimo. E ci vediamo in un prossimo video.